Eccoci qua, siamo tornati dopo insomma una lunga pausa estiva, no? Quindi ci ritroviamo con il nostro Mirko e la nostra famosa voce fuori campo. Innanzitutto dobbiamo aspettare che qualcuno ci sia. Ecco, dobbiamo arrivare almeno a, ecco, a tre, perfetto, perfetto. Iniziamo subito con una delle novità, che è questo: durante la quarantena, in poche parole, siamo riusciti a fare questo libro qui. Quindi, innanzitutto, un ringraziamento a Ramon che mi ha dato l'occasione di poter pubblicare una mia ricetta su questo libro. Che la ricetta che ho pubblicato è polpo, blasata, rosmarino, ceci e puntarelle. Quindi, grazie ancora a Ramon. E naturalmente poi faremo una foto fatta bene e alla prossima ricetta. Quindi Marcovina, Federico, Coda, guarda, mi torniamo. Ah, naturalmente la mia mise è sempre, adesso vado ciabatte, calzoncini corti, fammi vedere, Mirko mi dà proprio Mirko è l'esempio da seguire, la giacca e pantaloni lunghi, io calzoncini. Allora, Mirko, che facciamo stasera? I gnocchi. Oh, Mirko ci ha chiesto gli gnocchi di patate. Gli gnocchi di patate non li facciamo, facciamo una variante, facciamo uno gnocco finto di patate. Quindi, sostanzialmente, è uno gnocco acqua e farina, l'unica differenza è che anziché farlo con acqua fredda andremo a mettere acqua bollente. Una cosa molto semplice e darà l'idea, poi vedrete, proprio dello gnocco di patate, proprio come consistenza. E ma gli hai messi i messaggi? Non lo so, vai a vedere. Quindi oggi poi abbiamo tutto a chilometro zero, perché i pomodori raccolti direttamente dall'orto, l'aglio e basilico del nostro orto, quindi sì. Ah, e okay. Se qualcuno ci scrive un saluto, così tanto per dire, ci scrivete qualcosa per vedere se salta la nostra diretta, perché noi stiamo sempre abbastanza accroccati. E soprattutto Maria, prova a alzare un attimo, perché se no mi taglia la capoccia. Vedi un po' se lo puoi alzare. No. Sì. Ok. Devi riuscire a vedere pure sul piano di lavoro, quindi giostrala un po' tu. Allora, Mirko, sì, spieghiamo un po'. Qua andiamo a mettere la farina. Utilizzeremo farina 0. Voi potete utilizzare la farina 00. Cambia poco, cambia... vabbè, ma non vi dico, la farina 00 è una farina più raffinata, questa è una farina meno raffinata, indicata per pane, pizza e lievitati. Federico Sardello ci scrive tutto ok. Grande Federico. Allora, quindi, la cosa che andremo a fare, farina, mo Mirko, sì. Se Marianna si degna di passare di qua, sì, tu e Marianna vi fate questi gnocchi. Sì. Utilizzeremo un po' d'acqua bollente, che è quella che poi servirà per cuocere gli gnocchi. Acqua da salata. E vi divertite. Ma quali piano utilizziamo questo? Allora, per adesso lo fate qua, perché se no vi ustionate. Quindi, che cosa facciamo? Farina, acqua bollente salata e la lavorate fino ad ottenere una bella massa. Mirko, gira un po'. Mettine poca, perché sennò poi dobbiamo rincorrere con la farina. Giro. Di qua che faccio? Taglio i nostri pomodori. Vai, Mirkotti. Li potete tagliare come preferite, a mezzaluna, a metà, a pezzettoni. Tanto poi pulisci tu, stai tranquillo, Mirko. Sei contento? Questo che è uno tu? Dei piatti, secondo me, migliori, perché... Comunque è fresco. Forte, Mirko, fai le cose forti. Con la pulenta. Come con la pulenta? Qua c'è una confusione, Allora, intanto, io un po' di pomodori l'ho già fatti, Nell'attesa facciamo soffriggere uno spicchio d'aglio con dell'olio extravergine d'oliva. Io utilizzo sempre e solo olio extravergine d'oliva. Anche per quanto riguarda l'olio... Potremmo fare veramente, non dico lezioni... Sono tanti questi gnocchi che verranno? No, vabbè, se avanzano, mamma. Metti un altro po' d'acqua, perché ti deve venire. Sì, allora vado io, Ti deve venire, Mirko, proprio gira. Per una palla, la classica, il classico impasto da fettuccine, gnocchi. Mettiamo uno spicchio d'aglio,
e lasciamo soffriggere. Io intanto... Ben trovati, ciao chef grande Fabri. Ecco, naturalmente Fabri, adesso quando capiterai da queste parti dobbiamo cercare di fare quella famosa ricetta insieme, eh? Io non me ne sono dimenticato. Allora, io li sto tagliando proprio a caso questi pomodori, eh? Quindi la salsa la facciamo proprio semplice semplice, olio, aglio, togliamo l'aglio perché io non sono un amante, diciamo, dell'aglio che lo ritroviamo nel piatto, eh. Tu gira, vai. Allora, un'altra cosa che voglio dire è che è evidente che questo è uno dei mille modi per fare la salsa al pomodoro fresco. C'è chi non mette aglio e non mette cipolla, c'è chi mette lo scalogno. Dolores mette... Setateo, ciao Mirko. Ciao bello zio. La conosci? Comunque Dolores? Mirko è la nostra special guest, eh? La conosci Dolores? Sì, sì. Chi è? Non lo conosco. Eh? Vabbè, mo si sta emozionando Mirko. No, perché è sempre così. Mirko conosce tutti, no? Poi vai in profondità e gli di Mirko, ma chi è? Boh. Non lo conosco. Allora, comunque devo dire che Federico è sempre tra i nostri fedelissimi. Prima la cosa. Cosa? Se non sbaglio c'era anche Marco Piero, Fabrizio. Esatto, che dobbiamo poi... mettere l'altra acqua, vedi? Aspetta, perché se no poi... guarda, ci siamo quasi. Il problema è che adesso ti conviene mettere... Lavorarla con le mani? Vedi se non scotta troppo. Metto un'altra Coca-Cola. No, se no poi non diventa... Vabbè, buonissima ce l'ho messa. Miri Conte. Mirko ti rimproverano, dice come non mi riconosci, ti possino. Ma guarda, lo fa un po' con tutti, quindi... Sì, ha voglia. Poi, soprattutto, quando inizia ad arrivare a una certa ora, e quindi la fame, Mirko proprio... Ma come Mirko c'aveva fame dalle 7 meno 5. Come se dice Nagni, inconnette più. Inconnette più. Visto. Ciao, Oriana Ferragugli. Ciao, Oriana. Allora, ci siamo, perché... Allora, rivoltiamo, ma mettiamo... Aglio, e rosola. Ti puoi mettere pure qua? Mixica, non ci cuoce. Allora, aspetta. Io tolgo l'aglio. Ci siamo, Che comunque saranno 3 settimane che non facciamo una diretta. Ma di più. Poi il consiglio che vi do: togliamo sempre quando aggiungiamo le cose nell'olio, nelle padelle che hanno l'olio bollente, togliamole dal fuoco, perché che succede? In alcuni casi l'olio prende fuoco. Giro? Sì, mettilo direttamente sul piano. Sì. Gira, e le lavori con le mani. Perché che cosa accade? Molti pensano ma che poi quando... Ma proprio Mirko si ustiona. Ma quale si ustiona? Il piano è freddo. Molti pensano che quando, diciamo, avviene... Ciao Mirko e Marianna, diciamo Giulia la flambata, ciao sia una cosa, Giulia, buonasera, sia una cosa positiva, ciao Giulia, ma in realtà non è così, perché è comunque una combustione. Se voi ci fate caso, se vi dovesse capitare che quando mettete il pomodoro vi prende fuoco, cambia completamente. Però Mirko non si vede qua, se e allora qua. Così. Allora mi metto io qua. Io. Facciamo così, mi sposto. Vai. Mi sono messo del qua. Te l'ho detto. Però non è un problema, dai. Quindi, sostanzialmente questa è una salsa già pronta, eh? Cioè, no, già pronta no, con pochi ingredienti. Metti un altro po' di farina, perché... Mirko, prendi la farina! Mirko dirà, questa la farina, in effetti. Mirko, sta sempre qua! Mo non ti ricordi tu sta la farina! Prendiamo la farina. Questo significa quando... Ah, ecco, questo non andrebbe fatto, la farina andrebbe sempre selacciata. Questo è per farvi capire che noi lavoriamo molto
alla Casareccia. Mirko, allora, io ho dato l'impronta, ma tocca a te. È brutto. Mirko, che cosa, come li stiamo facendo questi gnocchi? Vai Mirko, ammazza! Emi? Patate. Ma quali patate? Quando le abbiamo pelate queste patate? Acqua e farina. Oh, acqua e farina. Vai Mirko, con forza, non con leggerezza. La salsa è una cosa semplicissima. Olio extravergine d'oliva, uno spicchio d'aglio, togliamo l'aglio e mettiamo i pomodorini. Lasciamo cuocere, alla fine aggiungiamo qualche foglia di basilico. Basta, pronto. Ciao zia! Quale zia? Io non so a questo punto. La zia di Pagliano? Zia Graziella? Sì. Salutiamo zia Graziella? Che zia? Zia? Ciao zia! Ma comunque, questi qua devono semplicemente, questa deve diventare, metti un altro po' di farina e ci stai e ti fermi. Perché non la devi ammassare, questa deve diventare soltanto una massa. Ciao! Unita. Siamo pochini però, eh? No, vabbè, ma abbiamo fatto comunque un fuori programma abbastanza inaspettato, eh? Poi come sono? Le 8 e 40. Ciao mamma! Le pizza non l'ho vista, mia. Comunque, c'è da dire, ecco il grande Dennis, c'è da dire che siamo arrivati quasi a 2000 persone che ci hanno messo il like alla nostra pagina. Quindi quando arriveremo a 2000 sicuramente ringraziamenti ci saranno. Arrivati, ciao! Veloci! C'è anche Luigi Musilli, grande Giulia Luigi. Che ti dice che fuoco, Mirko! Allora, noi ci siamo quasi, vediamo qua sopra. Allora, c'è da dire, questo va bene. Lasciamolo riposare. Ciao Andre! Guarda, scusa. Ciao Andrea Cattoloni! Allora, qua. Quello che interessa a noi, pure quando facciamo gli gnocchi di patate, a differenza dell'impasto delle peccuccine che dobbiamo lavorarlo perché per darci il giusto per la giusta consistenza e via dicendo, questo qua non ha bisogno di essere lavorato, guardate, è bello caldo, eh? Ecco, questa è la palla che dobbiamo ottenere, quindi farina, noi abbiamo utilizzato farina 00 e acqua salata. Vedrete a breve, perché tanto questo neanche ha bisogno di riposarsi, perché non è che l'impasto si debba, diciamo, rilassare, quindi tra qualche minuto lo stendiamo direttamente. Ciao Gioia! Ok. Mirko, quanta fame c'hai? Io non la sa quantificare. Allora, facciamo un'altra cosa. Immensità di fame. Facciamo il secondo giro di pubblicità. Torniamo a ringraziare Ramon per questa possibilità che mi ha dato. Quindi durante la quarantena abbiamo scritto questo, cioè abbiamo fatto questo libro, Mirko, che è una raccolta di ricette fatte da noi cuochi, più o meno amatoriali, e alla pagina 59 ci sono, io, guardate che faccio vedere. Ciao Sara! Che è una cosa, aspettate, una cosa molto no, simpatica. Giulia ti ha chiesto dove stai. E Ramon è stato veramente... Dillo un po' dove stai. Ci siamo, qua si sente già un bel profumino, eh. Mettiamo qualche fogliolina di basilico. Ciao, Sara. E il basilico, anzi questa forse ce la diamo. Sara, chi è? Sara, tu. La compagna di Matteo. La mettiamo, la spezza. Ciao, Giorgia. Ciao a tutti! Mirko, che sto mettendo qua? Che cos'è questo? Che cos'è? Buono, ce l'ho. Ce l'hai, e quindi che cos'è? Becchimolo. No. Ebba? Becchimolo. Basilico. Ti piace il basilico? Ma per caso ti ricordi che ci facciamo col basilico? Tanto basilico, ti piace a te il pesto? Ci mangiamo! Il pesto ti piace? Sì. Questa rossetta è proprio ideale. Allora, mettiamo un po' di giale, facciamo. Adesso li stendiamo.
La salsa è praticamente pronta. Adesso stendiamo velocemente i nostri gnocchi. Ciao, lì. Vado? Tieni, guarda, prendi il mio coltello. No, non lo lavora così. Allora, prendi un altro coltello. Mirko, uno a te, uno a me, vai. No. Facciamo così. Che coltelli... Perché lo gnocco, questo gnocco, che è molto simile allo gnocco di patate, guardate, è veramente simile allo gnocco di patate. Ah, ok, io lo volevo fare più piccolini. Solo ci serve la farina. Che mutile. Allora, Mirko, andiamo. Controllami. Vai, quello è tuo, stendi tu. Senti gigioni. Naturalmente la richiesta di Mirko è stata mettiamo gigioni in sottofondo, eh. E dobbiamo anche dire che il menù di questa sera l'ha deciso Mirko. Sì. Però mi spiegate una cosa, perché mi lasciate a me a fare il lavoro più divertente. Comunque dobbiamo Mirko, così cioè sta proprio. Giro. No, fai mettere Mirko al posto tuo. Sì, ma vieni a stendere. Io vengo a stendere. Allora, io faccio pure un po' la camera. Vedi? Stai per su. Oh. Mirko dovrà essere così, eh. Una farina. Ciao Matteo! Qua la salsa è pronta mia, e quando sei pronto con gli gnocchi mettiamo una cocci. Che non te avere? È mio fratello. Lo so. Ragazzi, c'è un profumino. No, mi! Questo coso fino allora, che ci facciamo? Ci mangiamo. Così fino. Piano, c'è lì. Sono un amico, però voi non ci avete voglia di lavorare, mi pare, giusto? Purtroppo. Mirko, guarda. Sta tutto concentrato a fare public relation. Naturalmente, in cucina con un piano d'acciaio, uno va più deciso, hai visto che qua non siamo in una cucina professionale. Quello dai a Mirko. Che figo. Sì. Allora, guarda. Lascia il coltello. Quando... Guarda come devono essere grandi. Quando avete fatto... Se li mettiamo qui, così facciamo anche vai. Vedere. Così? Vai. Ecco, questa vai. È la parte meno divertente, mettiamola così. Il motivo che quando sto a scuola, ragazzi, dico ok, tutti al lavoro, ma quando sto a casa mi dice male. C'è Giorgio, Matteo... Vai. Abelli ci dice Matteo. Angelo Cesari. Francesco. Ma Angelo Cesari dove l'hai letto? È Mirko T? Però forse o comunque è passato, Ma Mirko conosce tutti. Ah, sì. Mirko la mano sulla faccia, la grande Mirko, proprio. Mirko, dai lo spruzzino. Vieni Mirko, diamo il buon esempio, vieni. Dai a spruzzarti. Le mani. Spruzzi. No. Vai, ta, e ora passa sotto l'acqua. Ok, il discorso è, facciamoli tutti quanti, perché se no non si finisce più, vero mi? Ci siamo, eh? Comunque vi assicuro che la consistenza... È veramente quella degli gnocchi di patate, solo acqua e farina, molto più sbrigativi, direttamente da un'idea di Mirko Cesari. Che la prima cosa che ha chiesto, che facciamo stasera gli gnocchi? Solo? Solo che Mirko stacca tutto. Mirko dirige, giustamente. Certo, Mirko, dirige. Ma che cosa devi fare? Devi mettere questi gnocchi là dentro, dai. Vai. Non li schiacciare, No. Vai. Solo mettiamo un po' di farina. Perché altrimenti... Mario Stefania, ciao Mirko. Ce fa! Vedi, Mirko doveva fare il PR nella vita, solo il fuoco. Il PR, vero?
Ciao Andrei! Mirko, ma ti piace qua queste ricette? Sì, questo. E queste dirette? Sì. L'unico problema è che... Ciao Sebri! L'unico problema è che quando Mirko si rivede in televisione si dimentica di lavorare. Vero mi? Mirko. Mirko, metti pure un po' di farina, sopra. Sì. Vai, prendila. Aspetta, Mirko, sì. Vai, Mirko. Me la rubo pure io. Ciao Elisa. Ciao Elisa. Elisa, sono pronto alle critiche, eh? Ciao Paolo! Paolo chi è? Del baraccone. Ah, Paolo del baraccone. Vai! Vai, mi? C'è di Gigione che canta? Che canzone è questa di Gigione? Vai, mi? Vai, mi? Vai, ci stai a pensare. Ho biscotto! Ho biscotto! È quella, mi? Le sa tutte, tanto. Mirko, se ne prendi uno per uno? Poi dici tu mi. Siamo fino a... no, a domani, a dopo domani. A mezzanotte! Sai che io ti penserò. Vedete che catena di montaggio che abbiamo qua? Mirko, uno per uno, ma sbrigati! Che fa così? Mirko, se tu li schiacci... No, scusa. Rifacciamo... ripartiamo dall'inizio. Vai. Un biscotto con te. Anche perché Mini, poi questi ce li dovremmo mangiare noi alla nostra cena. Quindi cerchiamo di farli fatti bene. Ci siamo quasi, eh? Ciao Luigi. Ma va bene. Ok, comunque dai, per essere un fuori programma, comunque abbiamo toccato pure dei picchi di 13 per noi. Importanti, Ma vedrai che poi... Manca Roscio, che cacchio sta a fare? Ma visto non so dove, mi hai detto, stai con tutta la mascherina colorata, ma stai con la mascherina in macchina da sola, non ci ho preso in giro, ma in realtà stavo con Mirko. Vai. Fa caldino. Fa caldo. Anto. A me... spogliamo. I maschi? No. Li vestiamo. Mirko, siamo pronti? Sì, su. Maglia mia. È questa, è Romagna mia, mi? Sì. Ciao Andrea. Maria Pia di Girolamo, ciao. Ciao Maria Pia. Ok. Quindi, fai vedere i nostri gnocchi. È un gnocco. Vai vicino al telefono. Oh. Mirko. Quello sei tu, Mirko. Non alla televisione, al telefono. Vai, Mirko. Al telefono. Oh, questi sono i nostri gnocchi finti di patate. Non è domani. Li pulisci qua. Quello lo fa Mirko. Così cuociamo gli gnocchi. Io sono innamorato. Di chi ti sei innamorato? Di chi ti sei innamorato oggi? Dai, fai io, me lo faccio io, tu fai... La compagna di scuola. Di una compagna... Ma questo già me l'avevi raccontato, di una compagna di scuola, Beatrice, no? Come si chiama? Ciccini. Ciccini. Sai che Beatrice si chiamerà anche la bimba di Giulia, mi? Contento. Allora, ti vedo il zio. Passiamo alla parte più bella. Cuocere gli gnocchi. Ciao Miriam! Ciao Miriam! Ciao bella! Mirko, ci siamo? Siamo pronti? Vai mi. C'hai fame? No. Allora, prendiamo gli gnocchi, va.
Ciao, sono Pivolo! Rispose, prendiamo gli gnocchi, cuciniamolo. Ci siamo! Oh, questa è la parte più bella, ragazzi. Perché quando arriviamo a questo punto, che significa? Che tra un po'? Ci mangiamo! Si mangia! Quindi... Se mai si vede e si fischia! Oh, ma non si canta più se fischia! Mamma mia! Sono tanti? No! Casetta mia! A casa orari! Mirko! Vieni, vieni! Metti le manuzze qua sotto! Oh! Tieni questa farina e vai a buttare al lavandino! Va! Questo punto la proviamo a riutilizzare! Eccomi! Vai! Guarda che c'ho! Cioè comunque Mirko dovrebbe andare a passare la banda, che quelle di Gigione le sa tutte! E femmine ci spogliamo! Dei maschi? No! No, com'è? Qualche minuto ci mangiamo! Per cuocere gli gnocchi, allora, Mirko, vogliamo ricordare che abbiamo fatto addirittura 16 siamo arrivati, eh? Sì. Maria Pia ci dice che ci vede molto impegnati. Mirko soprattutto, levate quanto sei impegnato. Mo' è preso. E femmine sono pronte. Quando fa queste femmine, vedi? Mirko, la mano lo conosco io. Come argomento di discussione maggiore, sempre le femmine parla. Ciao Piero! Allora, ci riportiamo al centro, così riusciamo. Ok. Ciao Maglia! Mirko, via di qua. Così li vedi. Secondo te è ora di cacciare gli gnocchi? È certo. Però devono venire a galla. Quindi ancora ci vuole qualche secondo. Va passando. Questo è il lavoro che devi fare tu, Emi? Sì. Sì? Com'è che lo fa? Ciao, Mili! Mirko, via qua se non te vedi. Vai fa tu? Sì. Perché c'è tutta farina sul viso, Mirko? Mirko, qual è questa di canzone? Alletta si chiama. Alletta? Sì. Guarda, io mi fido perché non ne conosco neanche una, quindi. No, vabbè, la campagnola. Vabbè, ho capito, Mirko le conosce tutte. Quindi in poche parole che abbiamo fatto stasera? Vediamo. Finti. Vabbè. E quindi, la salsa? Non ce l'ho. Ecco, non ce l'hai. Ecco. Eccolo. E come l'abbiamo fatta questa? Che salsa è? Un pomodoro. Oh. E che altro? Finti di patate, quindi... Basilico. Oh. Finti di patate, quindi con che cosa sono fatti? Col sugo. No, quelli sono conditi col sugo, ma con che cosa abbiamo fatto? Gli gnocchi? Con la farina, eh? Acqua. Oh. L'acqua però come deve essere? Bollente. Oh. Quello con più vino. Allora, appena salgono sopra, li togliamo, giusto? Sì, non va. Chissà come scotta. Vai, Mi. A te l'onore. Grazie, dopo. Non ti scottare, no, che scotta. Allora, di lì sopra, lasci scolare un po', aspetta. Certo. Vai. Bravissimo. Vai, gira tu, La stessa cosa, lasci così, togliamo l'acqua e giri.
Però mi spieghi una cosa, perché fai questo movimento anziché questo? Perché lui è un tennista, è vero Mi? Sì, sì. Scoli. È un giocatore di bocce. Ah, un ballo. Elisa ci dice, ah Francesca, eccoli, grazie Francesca. Elisa, ci dice, Miriam, ma secondo te alla fine della diretta non dovrebbero anche fare la canzone al nostro domicilio per dare un parere più sincero? Guarda, se ci avessi seguito le settimane scorse, noi c'era io, mi ero anche proposto. Però, ce ne diciamo che poi non è andata proprio come sempre disponibili, come ci aspettavamo, perché poi siamo partiti pure noi, quindi immagina un po'. Allora, però sempre disponibili al domicilio. Ma certo, certo. Veramente pure alle cene, a cucinare a domicilio. E poi non ho compleanni. E poi gli accordi erano che finita la quarantena qualcuno ci avrebbe dovuto invitare a cena, nessuno. Invece come gli altri per partire un po' meglio. A questo punto noi rinnoviamo un altro, un'altra proposta, che, so, che è la venite a cucinare insieme a noi, giusto Mi? Oh. Mirko viene, quindi lui si è trovato bene e invita anche gli altri a cucinare insieme a noi, è vero Mi? Sì. Chiudiamo, perché se no sto vapore manda sempre. Ciao. Mirko, secondo te questi gnocchi come sono? Sono buoni. Sono invitanti? Sì. Bene, se lo dice Mirko. Allora, questi gnocchi di patate, li posso di patate, non sono di patate, però ci assomigliano. Guardate, non so se vi riesco a far vedere così. Un piatto semplicissimo. Siamo partiti da zero e con mezz'ora abbiamo fatto tutto. Ciao Cecilia, bello fu. Mettiamo direttamente nel piatto. Sì. Allora. Ciao Stefano. Prepariamo il piatto. Ci mangiamo e poi dormi. Questo è un gnocco semplicissimo da fare. Un gnocco. Vediamo se abbiamo qualche foglio di amore. Per lui uno gnocco. Balla, balla. Allora, però lui è fresco. Bello, Sì. Però ora lo dobbiamo far vedere ai nostri amici. Sì. Quindi andiamo là. Andiamo là. Allora, aspetta, guarda, facciamo un'altra cosa. La rendiamo più semplice. Oh, questo qui è il risultato di quello che abbiamo fatto. Sì. Gnocchi finti di patate con una salsa al pomodoro fresco e basilico. Oh, che è successo? Si è staccato tutto? No, c'è ancora in diretta. Aspettate, questi purtroppo sono gli imprevisti. Scusate, il professore è lavorato. Quello che è successo. Cioè, pensieri. Comunque io vi apro la mia sala da pranzo. Allora, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, Però... Ci risiamo in diretta? Sì. Mirko, vai di là. Che bello, se... Mircottino. Saluta un po' mamma mia. Vai là. Ciao! Perché se rifacciamo così... Allora, comunque Lisa Colantoni ci diceva, io vi apro la sala da pranzo quando volete, tanto se la tavola continua ad aspettare, me vedrà solo pizza. Ah, grandi... C'è anche Francesca Cristofanilli. Allora... Grandi Gerescotti! Arrivata a questo punto... Ciao, noi vi salutiamo con la nostra cena, il nostro libro e il nostro team, che è qua. Quindi, beh, io ci vediamo un po' fuori. Ci vediamo prossimamente. A carici, la prossima ricetta. Condividete, aiutateci a crescere, fate insomma pubblicità alla nostra pagina. Giusto? Salutiamo tutti. Guarda come si sta specchiando. Sì. Andiamo a cena? Buon appetito! Per chi ancora non l'avesse fatto, buon appetito e alla prossima! E buonanotte! Ciao! Ciao belli! Ecco, aspetta un attimo e ce lo